L'Atlante delle malattie cardiovascolari, l'aggiornamento, si tratta di una figura non solo delle malattie cardiovascolari, dei fattori di rischio e delle condizioni a rischio e di un confronto con i dati che abbiamo raccolto nel 1998 e nel 2008, quindi praticamente abbiamo il trend dei fattori di rischio e delle condizioni a rischio. Quello che è importante è che si tratta di una figura di una popolazione generale italiana, i dati sono stati raccolti su tutte le regioni e quindi praticamente è una figura abbastanza completa, un'immagine abbastanza completa di quella che è la popolazione. Fra i risultati salienti noi abbiamo che rispetto a 10 anni fa la pressione arteriosa media della popolazione è leggermente in discesa, migliore è la condizione degli ipertesi che bene o male risultano sempre molto elevati, però bene o male si comincia a vedere anche un trattamento più adeguato. Condizione ancora favorevole è quella del fumo, l'abitudine al fumo è calata sia negli uomini e sta in leggero calo nelle donne. La colesterolemia invece è aumentata piuttosto in maniera importante, però il risultato di tutto questo è che praticamente il rischio cardiovascolare non è molto cambiato, anzi è leggermente ridotto. Un altro risultato saliente, un altro risultato importante è determinato dal diabete. Il diabete è rimasto praticamente stabile rispetto a 10 anni fa, quella che è aumentata è la proporzione delle persone che sanno di avere questa patologia. Quindi praticamente anche se spesso si dice che il diabete è aumentato, in realtà quello che noi vediamo è che si tratta di una maggiore consapevolezza della patologia. Diciamo che nel complesso la situazione rimane più o meno stabile, anche se appunto c'è un leggero trend di miglioramento. Un altro punto importante è che per la prima volta abbiamo raccolto i dati sullo stile di vita e sullo stile di vita soprattutto alimentare. Sono poche le persone che seguono gli stili di vita corretti e quindi questo ci indica che dobbiamo sempre di più puntare su un'educazione della popolazione. Se prendiamo per esempio la prevalenza, che vuol dire quante persone che sono affluite al nostro controllo hanno avuto un infarto, non c'è stata variazione. Circa l'1,5% degli uomini e lo 0,6% delle donne ha superato questa malattia. Qui però dobbiamo ricordare che molto spesso purtroppo circa il 30% delle persone che ha un infarto muore entro la prima ora e quindi non può naturalmente poi superare la malattia e venire ai nostri controlli. Fibrillazione atriale è una gravissima aritmia perché anche se non dà disturbi può predisporre all'ictus embolico, cioè parte, diciamo così, purtroppo un coagulo a livello cardiaco e raggiunge il cervello. Quella che noi abbiamo visto è stata la fibrillazione atriale al momento dell'elettrocardiogramma fatta durante lo screening. Quindi c'è una prevalenza importante, ma è sicuramente molto di meno di quella, diciamo così, che della forma parossistica che qualche volta non si manifesta mentre registri l'elettrocardiogramma di base. Non ci sono state variazioni nel decennio. Sono tre fattori che quando superano certi livelli soglia, ormai definiti in maniera chiara dalle linee guida internazionali, meritano un trattamento farmacologico. Adesso abbiamo anche molti farmaci a brevetto scaduto che quindi agevolano anche il trattamento efficace senza aggravare eccessivamente sulla spesa sanitaria. Abbiamo visto che c'è stato un miglioramento in tutte queste tre condizioni, cioè è migliorato il trattamento dell'ipertensione arteriosa con diciamo, risultati adeguati, raggiungendo i livelli descritti dalle linee guida, sia per quanto riguarda gli uomini che per le donne, e lo stesso è successo per l'ipercolesterolemia. La stessa cosa entro certi limiti è stata descritta per il diabete. Il problema però è che mentre il trattamento dell'ipertensione arteriosa è efficace, ha delle prevalenze piuttosto consistenti, possono essere viste sull'Atlante anche il 30%, queste percentuali di trattamento efficace sono minori nell'ipercolesterolemia, che è la grande dimenticata, anche perché molte persone hanno il colesterolo alto e non sanno di averlo.
e anche per il diabete stesso è un po' più difficile raggiungere un equilibrio farmacologico degli indicatori di malattia, quindi c'è ancora un gran lavoro da fare, soprattutto perché la popolazione sia cosciente dei fattori di rischio e quando è necessario assumere terapie le assume in maniera convinta a vita per ottenere i benefici di prevenzione che ormai le linee guida hanno dimostrato in maniera inequivocabile.